L'Alessandria supera il Casale per 1-0 al termine di un derby che sicuramente non verrà ricordato come uno dei più spettacolari di sempre. Di fronte due squadre che fin qui hanno deluso le aspettative di inizio campionato e la partita andata in scena al Moccagatta non ha spostato di molto i giudizi fin qui emersi in stagione. Iniziano meglio i padroni di casa schierati da mister Notari Stefano con un 3-5-2 senza l'utilizzo dei tre under. In difesa Romano parte per la prima volta con una maglia da titolare accanto a Cammarotto e Barbagli. Il giovane difensore scuola Juve sarà autore di una buona prova. A centrocampo sono Cacciagli e Tanaglia ad agire ai fianchi di Roselli, sulle fasce Gambaretti e Boron, coppia d'attacco formata da Ferretti e Fanucchi. Proprio quest'ultimo ha sui piedi la prima occasione del match al terzo. Ben lanciato da Tanaglia, l'attaccante appena entrato in area conclude di sinistro, Gabrieli tocca sopra la traversa. Al settimo ancora Fanucchi, controlla e tenta la rovesciata, bel gesto ma conclusione debole. All'undicesimo il gol partita, Cacciagli viene agganciato in area da Casale e calcio di rigore. Dal dischetto Fanucchi spiazza di potenza Gabrieli, interrompendo il lunghissimo digiuno di gol della squadra che durava dal 17 febbraio. Dopo una buona prima mezz'ora, fatta di reparti corti e aggressività, la squadra grigia si abbassa troppo a ridosso della propria area e Casale ci prova con Ficarotta, il destro dal limite è sventato con un grande intervento da Servini. Nella ripresa i ritmi si abbassano ulteriormente, a prevalere è la noia. Al quarto Palumbo ci prova da fuori, Servigli attento. Al 22esimo il neo entrato Mora risveglia dal torpore gli spettatori presenti sugli spalti con un'iniziativa sulla fascia, cross per Tanaglia che controlla e conclude ad incrociare, palla sul fondo. Nel finale di gara i nerostellati, per l'occasione in tenuta bianca, provano il tutto per tutto e la gara fa registrare qualche emozione in più. Al 37esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione, pericolosa mischia in area grigia libera Cammarotto. Alessandria nel recupero ha due occasioni in contropiede, ma prima Mora e poi Tanaglia concludono addosso a Gabrieli. Il portiere ospite sale anche in area avversaria negli ultimi secondi di gioco, ma il Casale non trova il gol del pareggio. Finisce così uno dei derby più dimenticabili della storia, con i grigi che comunque trovano tre punti preziosi in classifica per continuare a sperare nei play-off, ora distanti 5 lunghezze. Sembra invece ormai condannato la retrocessione al Casale, che in settimana attenderà sviluppi sul fronte societario, con il direttore sportivo Danna che al termine della gara ha espresso tutta la propria preoccupazione per una situazione che, dopo tante parole, necessita ora di prove concrete per evitare il fallimento del club nerostellato.